Ciao ragazze, con questa inquadratura. Allora, che cos'è? Oggi vi mostro così, ho deciso di fare questo video review, anzi, se mi piacerebbe fare proprio una rubrica dove, insomma, posso farvi vedere alcune cose che acquisto e che mi sembrano interessanti. Per noi creative. Allora, spero che non vi faccia impressione così come mia figlia mi ha detto: "Mamma, che cos'è quella mano?" Però è bellissima, mi piace troppo. Guardate. Allora, è una mano. Adesso la faccio vedere nel dettaglio, soprattutto per chi fa le fiere artigianali, come tante di noi, o anche, diciamo, per chi vuole mettere i propri anelli esposti. Certo, ne facciamo tanti, ce ne vogliono davvero tante. Intanto colgo gli anelli e ve la faccio vedere appunto nel dettaglio. No, no, non è vero che fa impressione, anzi, avevo pensato di mettergli anche lo smalto. Guardate, è fortissima. Praticamente è tutta di legno. È un pezzo di legno ben lavorato, intagliato. Guardate che unghie perfette. È praticamente tutta snodabile. Quindi mi è piaciuta davvero tanto per insomma, esporre i nostri anelli. Adesso la faccio vedere con gli anelli. Immaginatela in una fiera, in qualche posto insomma dove potete esporre. Allora, o decidete di mettergliene 5, quanto sono appunto le dita, oppure, oddio, mi stavo volando il cellulare, oppure non so. Potete metterne altri, ad esempio. Guardate, questo potete muoverlo come volete. Guardate che bello, è troppo forte, mi è piaciuto tantissimo. Ditemi qualcosa pure voi se vi piace. Troppo forte, guardate. Bellissimo. E c'era di due colori. Questo di qua è colore faggio, legno chiaro. Allora, dove l'ho presa? L'ho presa da Tiger. Tiger si trova un po' ovunque, sia nei centri commerciali che come negozio proprio fisico. Mi pare a Napoli, non mi ricordo dove. L'ho visto una volta che sono andata in crociera con mio marito, il mio 25esimo anniversario. E mi pare, non mi ricordo bene se era Napoli o qualche altra città dove c'era Tiger. Bellissima, ero felicissima perché solitamente lo troviamo nei centri commerciali. Basta che cercate su internet la località, ogni, insomma, da ogni, per ogni località da il negozio. C'è molta, insomma, cancelleria, molte cose particolari, tra cui appunto questa manina. L'ho comprata a 10 euro. Ho pensato di mettergli lo smalto, però ho paura che poi non si toglie più. Mi ha suggerito mia figlia, dice prova che mettergli prima il lucido, così poi magari non ti rimane macchiato. Guardate che forte, ragazza, la mano è perfetta. Non lo so, spero che vi possa essere utile questo video. Quindi potete abbassare poi come volete. Potete chiuderlo. E ne mettiamo ad esempio un altro qua. Dai, è bello, troppo bello, mi piace. Ditemi che non sono solo io che mi entusiasmo per così poco. Ok, ragazze, questo video review solo per farvi conoscere questo acquisto che potete fare anche voi con soli 10 euro. Io non ci guadagno niente perché non è un video unboxing, non sto facendo della pubblicità mirata. Ma semplicemente così per passarvi una notizia. Vi abbraccio tutte e fatemi sapere cosa ne pensate. La faccio rivedere
Vuota. Guardate. Anche questo qua si muove. Li potete metterla più bassa, più alta. Insomma, a me piace tantissimo. Fatemi sapere voi il vostro pensiero. Un abbraccio a tutte e alla prossima.